Oggi presentiamo un'altra candidatura autorevole nel suo ambito ed è quella del maestro Michele Di Toro, persona di grandissima caratura nell'ambito della musica e della cultura, una persona che non aveva mai pensato di dedicarsi alla politica, invece ha aderito per la stima nel progetto e per la mia persona a questa compagine, a questa coalizione. Io per questo ne sono davvero onorato e lusingato e lo ringrazio di cuore. Si avvicina l'appuntamento del 20 settembre, vede tanto entusiasmo attorno alla sua persona? Sì, molto entusiasmo, ma soprattutto anche tanta concretezza, non solo nel mettere in campo un rinnovamento, ed il maestro Di Toro ne è un'altra prova, ma soprattutto competenza. Così come abbiamo presentato oggi con il maestro Di Toro un nuovo punto del nostro programma importante, che è quello di ripristinare, ampliandola e migliorandola, la storica settimana mozartiana che ormai, per colpa di questa amministrazione uscente, che è ricandidata tutta tra le liste del candidato Di Stefano e del candidato Di Orio, vogliamo ripristinare appunto la settimana mozartiana, che era un fiore all'occhiello della città e portava tantissime migliaia di persone anche da fuori città. Ho grande stima per Paolo e quando mi ha un po' contattato per sapere cosa ne pensassi, io che non ho avuto appunto nessuna esperienza passata nella politica, perché mi sono dedicato alla mia crescita professionale e artistica, ho subito abbracciato un po' le sue idee e questo suo entusiasmo e soprattutto questa sua serietà nel portare avanti appunto un programma che a me pare molto importante. E quindi quando scelgo di scendere in campo in qualsiasi cosa che faccio, lo faccio sempre con grande convinzione, con pari entusiasmo. Spero di poter dare di lasciare un bellissimo segno in questa città che mi ama, ma anche anch'io amo.